Un minuto con Padre Pio da questa casa, da casa Maria Pail, proprio a qualche metro, potremmo proprio dire così, dal convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, che potete venire qui a visitare. Una casa di accoglienza dove il servizio di pastorale giovanile del santuario e della provincia religiosa offre a quanti vogliono trascorrere un periodo, ecco, all'insegna della spiritualità qui a San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi un episodio interessante. Parliamo di una conversione, la conversione dell'avvocato Cesare Festa, cugino del dottor Festa. L'avvocato Festa era un notissimo avvocato di Genova, esponente maggiore, più influente della massoneria. Lui venne qui a San Giovanni Rotondo e venne proprio nel marzo del 1921, per una sfida col suo cugino Giorgio, che gli parlava sempre di questo Padre Pio da Pietrelcina. E arrivato in convento fu subito scoperto, ecco, tra virgolette, da Padre Pio, che era a colloquio con altri frati cappuccini. Venne scoperto sulla sua identità massonica, da parte di Padre Pio. Quel che è successo poi nell'animo, massone di Cesare, non possiamo, saperlo. Possiamo soltanto intravedere quel che è successo in lui da, una lettera che inviò al cugino. Scrisse una lettera il 19 marzo del 1921. Giorgio mio, lascia che ti abbracci teneramente e ti dica piano piano all'orecchio, con tutta l'intensità dell'anima mia, grazie. Ecco, ricordiamo che comunque si tratta di un massone che era venuto qui a San Giovanni Rotondo. E continuiamo a leggere questa lettera. Tu mi hai aperto una via che io percorrerò. Non posso dirti nulla per iscritto, semplicemente perché non saprei scrivere quello che ho provato. Ti dico solo che però ho provato una profonda dolcezza nell'anima, profondamente commosso, desideroso di silenzio, silenzio, perché nulla turbi lo spirito. Ho sentito, e conclude Cesare Festa scrivendo questa lettera al cugino, ho sentito, ho quasi visto ciò che certo è al di sopra del normale. Queste erano le parole del massone Cesare Festa, che incontra Padre Pio, colloquia con lui e si converte. Ritornato a Genova, Cesare cambiò vita. Era un altro Cesare Festa, non era più il Cesare Festa massone. Addirittura cercò di convertire anche i suoi ex amici massoni, ma non vi riuscì, venne deriso. Tornò qui a San Giovanni Rotondo, divenne figlio spirituale di Padre Pio e fu Padre Pio stesso che gli consegnò lo scapolare di terziario francescano. Tra l'altro, Cesare Festa ebbe modo anche di incontrare Benedetto XV in udienza, lo stesso Papa che ebbe delle parole lusinghiere nei confronti di Padre Pio. Ecco, Cesare, figlio spirituale di Padre Pio, che divenne poi da esponente della massoneria ad esponente della cultura cattolica.